Durante le prime ore della mattina del 4 marzo, ultimo scorso, i militari dell'aliquota radiomobile della compagnia Carabinieri di Imola sono intervenuti lungo le vie cittadine del centro di Imola per soccorrere un uomo accasciato su se stesso con dei visibili segni di ferita all'addome causati da un accoltellamento. I militari hanno immediatamente raccolto le prime dichiarazioni del malcapitato, riuscendo a capire chi potesse essere il primario indagato. In sole 36 ore, i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Imola sono addivenuti alla localizzazione esatta e all'identificazione precisa del reo, sottoponendolo a fermo di indiziato di delitto da parte della polizia giudiziaria e conducendo il soggetto in carcere, trovandolo, peraltro, non senza difficoltà, in una palazzina diroccata, abbandonata, della città di Imola, dove lui si rifugiava. I reati di cui è accusato, secondo la polizia giudiziaria e secondo il magistrato, il tunisino del 94, sono tentato omicidio aggravato dai futili motivi e aggravato dalla irregolarità sul territorio nazionale del tunisino stesso. Il GIP di Bologna, il dottor Gamberini, ha ritenuto poi, a seguito del fermo di polizia giudiziaria eseguito dai carabinieri di Imola, di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti del reo, riconoscendo per l'appunto la pericolosità dello stesso e l'efferatezza e la freddezza con cui è stato commesso l'accoltellamento in pieno giorno a Imola.